Galileo scoprì che la superficie della Luna è imperfetta, è tutta rovinata, ci sono crateri, montagne. E Galileo riuscì anche a misurare l'altezza di queste irregolarità della superficie lunare attraverso il calcolo delle ombre. E questi sono i disegni di Galileo che rappresentano appunto la Luna con tutte le sue irregolarità, rese evidenti al momento del sorgere e tramontare del Sole sulla superficie. L'importanza di questa scoperta è che, secondo la filosofia tolemaico-aristotelica, che era la filosofia anche della Chiesa ecclesiastica, della Chiesa cattolica, tutti i corpi celesti, a partire dalla Luna in su, dovevano essere perfetti. Quindi anche la superficie della Luna non poteva essere rovinata, perché tutto l'universo si divideva in due grandi zone. C'era la parte al di sotto della Luna, che era la parte terrestre, dove era la Terra, quindi una parte corrotta, imperfetta, dove c'era appunto la presenza dell'uomo come essere imperfetto, mentre invece dalla Luna compresa fino alle sfere più alte l'universo era perfetto. E anche la Luna doveva essere perfetta, la sua superficie non poteva essere rovinata. La stessa cosa vale per il Sole, anche il Sole doveva essere una superficie perfetta, mentre invece presentava macchie scure che si spostavano. Vediamo qua per esempio la superficie del Sole con queste macchie scure che oggi sappiamo sono zone di intensa attività magnetica e di più bassa temperatura superficiale.